Salve a tutti voi. Questa puntata è dedicata interamente alla Settimana Europea sulla Sicurezza, che viene promossa nella terza settimana di ottobre di ogni anno dall'Agenzia Europea sulla Sicurezza sul Lavoro. Per i prossimi 2 anni il tema è quello della partnership, cioè della partecipazione sia della direzione aziendale che dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla promozione e alla realizzazione della sicurezza nelle aziende. Tutte le indagini ci dicono infatti che solo se sia la direzione che i lavoratori sono molto coinvolti nella promozione della sicurezza, si ha un reale calo degli infortuni nel tempo. Siamo poi andati alla Convention Nazionale Ambiente e Lavoro che si tiene a Modena ogni 2 anni e abbiamo intervistato il rappresentante del governo italiano proprio nel board dell'Agenzia Europea della Sicurezza. Sempre alla Convention di Modena, sul tema della formazione della sicurezza e su 2 esperienze interessanti, abbiamo intervistato 2 esperti nazionali. Nel corso della trasmissione, poi per primi in Italia in televisione, vi faremo vedere uno dei nuovi cartoni animati europei Napo e un bel filmato realizzato dal governo brasiliano proprio sulla sicurezza in edilizia e l'abbiamo sottotitolato per voi. La salute e la sicurezza sono centrali sia per le aziende che per la competitività delle aziende e per la stessa economia europea. Possiamo raggiungere l'obiettivo di ridurre gli incidenti e il numero di malattie professionali. E questo è cruciale per il successo delle imprese. Il principale insegnamento che abbiamo tratto dalla costruzione dell'Olympic Park di Londra è questo. La gestione della sicurezza non è tanto un problema di soldi, ma riguarda soprattutto le persone, i contratti, la pianificazione del lavoro in modo appropriato. Serve coinvolgere tutti fin dal primo momento e fare azioni concrete. Crediamo che il comportamento dei dirigenti aziendali sia essenziale. I leader devono essere un esempio per tutti i lavoratori. Questa è la chiave per il successo della politica di salute e sicurezza, insieme al continuo dialogo con sindacati e lavoratori. Questa campagna europea tiene conto della discussione fatta a livello europeo con le associazioni degli imprenditori riguardo ad una politica di prevenzione del rischio. Il motivo per cui la Commissione europea ha deciso di investire in questa campagna è perché pensa che ne trarranno vantaggio non solo i lavoratori e le imprese, ma tutta la società europea. L'OSCA ha come suo, diciamo, DNA quello di elaborare le migliori idee e le migliori prassi, le migliori best practice e diffonderle a tutta Europa. Quindi OSCA è un poco una fucina di raccolta di buone idee, di buone prassi e nello stesso tempo però poi dopo averle digerite, elaborate e aver fatto una selezione, disseminare tutte queste buone pratiche dappertutto. Quindi l'Italia ha questa duplice funzione, una funzione di attiva, cioè di consiglio, di intervento, di partecipazione alla scelta e alla scelta e alla raccolta di queste buone pratiche e poi nello stesso tempo anche quello di essere il soggetto che le mette in pratica. Quindi credo che sia molto importante. L'importanza intanto delle campagne europee per la sicurezza è fondamentale perché non c'è nulla di più utile che individuare un argomento che si ritiene molto interessante, che si ritiene
proficuo per raggiungere degli obiettivi e chiedere a tutti i destinatari delle norme di sicurezza nel nostro caso di ragionarci sopra e di lavorare su questi temi. E io ritengo che sia questa una cosa molto importante perché solamente con la riflessione, con l'approfondimento, scavando e individuando delle soluzioni che ruotino intorno al tema principale, noi otteniamo dei risultati. Bene, quelli di questo biennio è quello della partecipazione dei lavoratori, la partecipazione dei lavoratori che a mio avviso giunge quanto mai opportuno in questo momento storico, perché negli ultimi 10-15 anni le norme si sono evolute tutte nel senso del potere direttivo, dell'ordinare al lavoratore e verificare poi che quegli ordini impartiti fossero rispettati e quindi considerare, diciamo, in qualche modo il lavoratore più un soggetto, più che un destinatario vero, attore delle norme di sicurezza, un soggetto considerato molto poco partecipe, solamente come un punto di arrivo di un ordine e il rispetto di questo ordine impartito. E questo probabilmente negli ultimi anni aveva anche portato un po' a una sorta di, non so come dire, di disinteresse da parte dei lavoratori, perché tanto c'è il datore di lavoro che ci pensa lui, e lui, il datore di lavoro è responsabile lui, ma poi c'è il preposto, sì, poi ci penseranno gli altri alla mia sicurezza, mentre invece la sicurezza dipende moltissimo anche dal grado di attività, di coinvolgimento attivo da parte dello stesso lavoratore, e certo il lavoratore si può coinvolgere con questi metodi che adesso sono stati studiati e esaminati dalle varie aziende proprio grazie a questa campagna che sta stimolando idee, soluzioni innovative e interventi, azioni migliorative del sistema. Credo che quello del coinvolgimento sia una chiave di volta abbastanza importante. Il tema della percezione della rappresentazione del rischio sul lavoro, in particolare nel settore edile, sicuramente è un aspetto importante e di grande attualità. La percezione del rischio risente di aspetti psicologici, cioè tutti quanti noi siamo persone diverse con un diverso modo di percepire appunto le cose soggettivamente. Questo aspetto psicologico viene influenzato dall'appartenenza culturale, cioè abbiamo origini culturali diverse, da paesi di origine diverse, questo in edilizia a volte è anche drammaticamente evidente, nell'ostacolo, nella difficoltà a comunicare, e rispetto a quelli che sono anche i comportamenti in gruppo, cioè le regole scritte e non scritte nel gruppo, che condizionano la nostra percezione del rischio, il sottovalutare i rischi, quindi diventare temerari e quindi non vedere più un rischio che è realmente presente. Per cercare di fare in modo che le persone possano invece sviluppare uno stile di vita salutare sul lavoro, quindi sviluppino comportamenti sicuri, mettano in atto comportamenti sicuri e tenendo conto dei diversi aspetti psicologici, sociali e culturali, abbiamo utilizzato il linguaggio del teatro, in particolare del teatro dell'oppresso, per formare i comportamenti sicuri a partire da casi reali di infortuni realmente accaduti. Questo è più interessante, più coinvolgente, più efficace per ottenere appunto comportamenti sicuri, quindi non tanto una formazione di tipo burocratico normativo, ma psicologico comportamentale, la reale sicurezza delle persone per la tutela propria e altrui nei luoghi di lavoro. Il teatro dell'oppresso in realtà consiste in questo: noi rappresentiamo in modo molto semplice questi eventi realmente accaduti e poi con appunto l'intervento di un regista esperto di questa tecnica chiediamo al pubblico di partecipare a questa narrazione teatrale, quindi di potersi sostituire a quelli che sono i form attori, come li chiamiamo noi, e diventare degli spettatori, ovvero lo spettatore entra sulla scena e
cerca di risolvere l'evento traumatico, l'evento dannoso, proprio con il proprio comportamento, mettendo a frutto la propria esperienza. Quindi è imparare facendo, imparare nella collaborazione con gli altri, non perché un docente dall'alto cerca di importi certi contenuti. Questa metodologia in realtà è molto semplice, perché i formatori sono gli stessi lavoratori, cioè per noi è sufficiente avere un esperto di sicurezza e un regista e poi utilizzare l'esperienza delle persone per rappresentare gli incidenti o i quasi incidenti che le persone tutti i giorni si trovano ad affrontare, di cui hanno avuto esperienza. Quindi in realtà è una metodologia formativa molto più semplice di quello che si pensi. Non serve il grande esperto che viene dall'esterno, dall'università o dal mondo della consulenza, che magari non conosce la realtà del cantiere, la realtà specifica di quel comparto produttivo, perché noi in questo modo riusciamo a valorizzare l'esperienza dei lavoratori stessi, coinvolgendoli e facendo in modo che queste competenze diventino il contenuto e la modalità della formazione. Quindi non è assolutamente un lusso, è la portata di tutti, è importante però volerlo, ecco, questo sì, e crederci, perché altrimenti non riusciamo a fare nulla senza questo. Io stavo dismontando l'elevatore da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no décimo andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família. Il tema della formazione nella materia della salute e sicurezza per tutti è considerato uno dei pilastri fondamentali della prevenzione, perché in realtà è fondamentale che i lavoratori, ma anche i preposti, tutte le figure addette alla salute e sicurezza siano formate. Questo l'ha consolidato anche l'accordo Stato-Regioni, proprio un accordo che anche le parti sociali hanno voluto, ma principalmente è stato proprio siglato dalla Stato-Regioni. E in realtà poi si assiste a quello che non avremmo mai voluto assistere, infatti in realtà noi vediamo che proprio nel primo convegno a Modena, tenuto proprio dalla Regione Emilia-Romagna come capo di coordinamento delle regioni, l'INAIL nazionale, vediamo che in realtà il convegno viene considerato un convegno che dà i crediti ECM per gli RLS. La questione è che fornire i crediti ECM vuol dire in realtà far sì che invece di andare in aula gli RLS, quindi fare l'aggiornamento in aula di quelle che sono le ore previste, con un convegno che dura una mattinata, come quello ad esempio che si sta svolgendo a Modena, vuol dire dare 4 ore, il corrispettivo di 4 ore di formazione. Quindi un RLS che si siede all'interno dell'aula di questa sala del convegno, che se ha solo la decima fila, undicesima, non sente, non segue, non tutte le relazioni sono di merito, ma molte sono di natura politica, molte in realtà sono così legate anche al quadro istituzionale, come il corrispettivo gli viene previsto di 1 ora di formazione. Quindi capiamo cosa vuol dire in realtà, ecco, quello che si perde dando i crediti ECM, senza dimenticare che nell'accordo Stato-Regioni viene proprio specificato che la formazione si fa solo in aule sotto i 35 persone presenti, e che devono essere fatte delle verifiche dell'apprendimento, deve essere fatto dei metodi di problem solving. Quindi siamo proprio all'opposto di quello che l'accordo Stato-Regioni prevede e quello che è poi il buon senso e l'efficacia della formazione. Quando infatti le organizzazioni sindacali nazionali si sono rese conto di questo, hanno immediatamente scritto una lettera unitaria al presidente Vasco Errani, hanno scritto in realtà al direttore Lucibello dell'INAIL nazionale e hanno scritto al coordinatore delle regioni, proprio per in realtà segnalare questo aspetto e al contempo chiedere immediatamente che venisse revocato questo rilascio dei crediti ECM. Ha risposto formalmente sia il presidente sia in
in realtà il coordinamento delle regioni che l'INAIL, dicendo che in realtà era stato un errore e che questo non avrebbero voluto che mai si fosse verificato e che in realtà nel futuro si potesse verificare. Questa non è tanto il sottolineare una vittoria da parte delle organizzazioni sindacali nazionali a livello unitario, quindi CGIL e CISL e UIL, ma più che altro è il fatto di avere una coerenza nelle azioni, quindi da una parte è fondamentale che si facciano le normative, ma dall'altra bisogna in prima di tutto rispettarle e non colpendo il lavoratore o a volte anche il datore di lavoro, ma a partire proprio dalle istituzioni. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa nostra trasmissione. Vi ricordiamo che su YouTube, canale Edilizia Sicura, potete vedere e scaricare liberamente tutte le puntate andate in onda di Edilizia Sicura e anche le versioni integrali delle interviste con gli esperti. Arrivederci a tutti.